Dicono fosse un eccentrico e un visionario. Un timido, sempre pensieroso e poco propenso alle chiacchiere. Dicono fosse un centauro, metafisico, metà matematico, e che soffrisse d'ulcera, nutrendosi quasi esclusivamente di latte. Dicono fosse un sottile umorista e che avesse la mistica del silenzio. Dicono fosse un genio della statura di Galileo e Newton, dotato di quello che nessun altro al mondo ha, ma sprovvisto di quello che normalmente hanno gli altri, il semplice buon senso. Dicono non amasse farsi fotografare e che si rifiutasse di pubblicare i risultati delle sue ricerche, che fosse pessimista per natura ed eternamente scontento di se stesso e non solo di se stesso. Dicono prediligesse Shakespeare e Pirandello e che fosse veramente contrario al fascismo, ma anche che abbia fatto perdere le sue tracce per mettersi al servizio del Terzo Reich o che sia stato vittima di un oscuro complotto per levarlo dalla circolazione. Scrivono fosse angosciato per aver compreso prima degli altri le spaventose complicazioni della fisica nucleare. Dicono che avesse una voce velata, segreta, e che soffrisse soprattutto per mancanza d'amore. Ettore Majorana è uno sconosciuto, uno straniero. Nessuno mi troverà.